Però questo credo che, almeno giudicare da quello che ha detto Mirko, sia abbastanza, come dice, incontrovertibile come tema, nel senso che comunque effettivamente se per fare una campagna e per lavorare sulla Toscana nel mondo mi affido principalmente a Google, questa cosa la dice abbastanza lunga sul fatto che siamo abbondantemente oltre il punto di non ritorno. C'è qualcosa che si può fare? Peccato che comunque l'Italia non abbia fatto nulla per fare, ad esempio, quello che fanno altri paesi, cioè tenere qualche pezzo di queste piattaforme appunto in Italia. Ad esempio, su Francia, l'antagonista di YouTube è Dailymotion, che è in cui il governo è entrato, no? Attraverso i fondi, cosa che. Il questo la fa su Sì, sì, da noi ovviamente se un politico deve entrare e dire qualcosa lo fa su YouTube, ma è stra-evidente, no? Nel senso che noi abbiamo una passione perversa per gli Stati Uniti. No? E quando andiamo là, io vado spesso